Il Partito Democratico del Kosovo del premier Hashim Thaçi proclama la vittoria elettorale che gli permette un terzo mandato al governo, ma con un risultato di poco inferiore al 30% delle preferenze il PDK sarà costretto ad allearsi con le formazioni minori, separato da meno di 4 punti percentuali dal principale partito di opposizione, la Lega Democratica del Kosovo, che fu di Ibrahim Rugova. In uno dei paesi più poveri d'Europa, strangolato da crisi, disoccupazione e corruzione, il tasso di partecipazione è stato di poco superiore al 40% e in calo rispetto alle due scorse elezioni. Ma Thaçi non deve affrontare soltanto i problemi endemici al piccolo Stato dei Balcani. Su Pristina pende la spada di Damocle delle accuse rivolte alla vecchia guerriglia kosovara dell'Esercito di Liberazione del Kosovo, di cui Thaçi faceva parte, di crimini di guerra e traffico d'organi espiantati da prigionieri serbi a fine anni 90.